Antonioni si è riscattato con un gran gol e con un bel secondo tempo. Cosa ne dici? Ma io penso che più che contestare Antonioni lo facevano un po', volevano un po' Sala. C'era del tifo locale allora. C'era del tifo locale, perché Antonioni poi proprio primo tempo ha smentito un po' tutti facendo quel gran gol che ha fatto e secondo tempo disputando un'ottima partita. Antonioni, secondo lei la panchina azzurra ha fatto bene a mantenere l'idea con la quale era partita, cioè la squadra è quella, c'è stata una sostituzione, Bellugi è uscito lasciando posto a Roggi, ma forse per una contrattura, per un qualche piccolo malanno? Sì, effettivamente deve esserci stato qualcosa di così. La panchina azzurra fa bene a svolgere i propri programmi secondo quanto ha stabilito, perché credono nel loro lavoro, hanno stracciato un programma, ci stanno andando avanti, quindi devono andare giusto nel loro pensiero. In compenso, tanto per concludere, in complesso una serata positiva per la nazionale. Il secondo tempo è stato bellissimo della nostra nazionale, ha disputato mezz'ora veramente bene. Cioè, mi è piaciuto anche i collegamenti fra reparti, sono molto. E poi abbiamo trovato un gran centravanti, Ah beh, quello era già. Quello è nato un gran centravanti, Graziani, formidabile. Molto bene, grazie Giannoni.